Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di una patologia alquanto dilagante nel nostro paese, cioè l'ignoranza. L'ignoranza è una brutta cosa, dicono tutti, poi bisogna vedere realmente cosa ne pensano. Comunque noi italiani siamo veramente un popolo ignorante, ma ignorante forte, e lo siamo rispetto non solo agli stati confinanti che abbiamo qui in Europa, ma anche rispetto a tanti altri stati in giro per il mondo. E ci vantiamo pure di vivere in uno dei paesi più belli e culturalmente avanzati che c'è. Pensate un attimo, pochissimi, ma veramente pochi hanno un minimo di cultura artistica o cultura musicale in questo paese. E questo negli ultimi 2 o 3 decenni, perché stranamente prima le cose andavano diversamente, molto diversamente. Adesso è rarissimo trovare ragazzi, bambini o quant'altro che abbiano un po' di cultura che riguardi la musica, che sappiano leggere uno spartito. Voi dite, cosa serve leggere uno spartito? No, non serve un cazzo, giustamente. Ma è cultura anche quello. Ed è un linguaggio universale che se non lo conosci, resti un ignorante. Ma lo stesso non solo nella musica, anche nell'arte e in tante altre discipline che comunque noi italiani, voglio o no, siamo dei grossi ignoranti, anche in fotografia, e lo dico io che faccio foto. La cosa che veramente mi dà più fastidio è che vai in giro con le persone, instauri un argomento e qualcosa e cadi sempre a parlare delle stesse cose. Motori, marmitte, partite di pallone, politica allo stato brado, il delinquente di turno e quant'altro, e non si riesce a avere un argomento serio su qualcosa anche capitato di recente. Ma questo non perché non si riesca a dialogare, perché comunque le persone il dono della parola ce l'hanno, hanno anche studiato, perché fino a prova contraria ormai in questo paese minimo la terza media o il biennio superiore te lo fanno fare. Il problema qual è? Il problema è che non c'è voglia di capire, di comprendere, di approfondire soprattutto. E poi non c'è desiderio di intraprendere qualcosa che tanti anni fa invece le persone facevano, e questo anche nel campo musicale, artistico e via dicendo, cioè dedicarsi nel tempo libero a fare qualcosa che non sia solo smanettare il PC o passare il tempo con i videogiochi, se non andando al cinema. E questa è una brutta cosa, ma cioè, veramente da ragionarci un attimo sopra e dire alt. Perché? Perché se ne parlo comunque con amici o conoscenti, l'unico argomento che mi sanno dire è alt, guarda che io sono laureato. Oh cacchio, gli dico, complimenti, e te ne vanti pure? No, ma perché dici così? Sei laureato e cosa fai? L'impiegato? Cosa fai? L'operaio? Cosa fai? Niente, perché la maggior parte è iscritta a qualche agenzia di collocamento per cercare lavoro. E l'unica risposta che ti danno è: qua in Italia non si trova niente da fare nel settore che ho studiato. Beh, calmo. Il fatto che tu abbia comunque studiato, che sia laurea, diploma, quello che vuoi, non è altro che un esercizio mentale di cui ti viene data la possibilità di apprendere cosa? Quello che altri hanno imparato a memoria prima di te. E tu impari a memoria quello che altri prima hanno imparato a memoria, come hai fatto tu. Basta. Ma questo non vuol dire essere persone intelligenti. Se esco da un argomento che non è quello che hai studiato, non ci arrivi. E questa è una cosa incredibile. Se ti chiedo qualcosa che non rientra nel tuo campo, ma cos'è? Cioè, l'intelligenza non è solo studiare, laurearsi e uscire con voti pieni e quant'altro. L'intelligenza è tant'altro. Cioè, qui è veramente una cosa abominevole. Siamo veramente in una condizione che sarebbe da rivedere non solo il sistema scolastico, ma sarebbe anche da rivedere come i genitori crescono i figli, perché qua è una cosa incredibile. Ma lo stesso io, una bambina, e certe volte mi domando, cavoli, ho fatto bene o ho fatto male su certe cose. Però resto dell'idea che veramente il popolo italiano sia un popolo ignorante rispetto al resto della comunità europea, senza andare tanto in là, d'accordo? E questo mi dispiace, perché fino a prova contraria siamo stati noi la culla della vita. Se ci pensate bene è così. Poco da fare, ma è nato tutto qua. Per quanto altri cerchino di portarsi a casa valori aggiunti,
siamo stati noi, meglio i nostri avi, che hanno dato man forte alla cultura nazionale e a quella internazionale. Mi dispiace di questo, resto della mia idea che siamo un gran bel popolo di ignoranti, viva l'ignoranza, viva l'Italia e amen, cosa volete farci? Buona domenica a tutti!